Sì, lo posso raccontare se volete. Lo stai registrando? Sì. No, allora non lo racconto più. Lo stavo per dire. Mi suona strano anche sentire il mestiere dell'attore, perché lo è, perché comunque io vivo di questo, però non è, non lo ritengo tale, perché io mi diverto, perché per me è una ricerca continua, è uno stile di vita essere un attore, almeno per come lo interpreto io. Cerco di portare sul palcoscenico quello che vedo nella vita normalmente, quindi personaggi che vedo tutti i giorni. Ed è il risultato finale, lo trovo sul palcoscenico. Mi ricordo un giorno che sul palcoscenico, cioè sono passato sotto il palcoscenico ed era quando stavo facendo uno spettacolo all'Anfiteatro Romano. Era tutto pieno, c'erano 5.000 spettatori e avevo 23 anni. Dovevo entrare tra il pubblico, però ovviamente per non farmi vedere sono dovuto passare sotto il palco, quindi topi, cicche di sigarette, insomma c'era un po' di tutto. E mi ricordo che quell'ansia di cui ti ho parlato prima si è fatta un po' più forte, quindi ho avuto probabilmente un attacco di panico. La mia fortuna è stata che non sapevo che fosse un attacco di panico, quindi l'ho superato. Però mi ricordo che il pensiero era, sentivo tutti questi. Il rumore dell'Anfiteatro Romano, che purtroppo adesso è chiuso, però spero che lo riapriranno, non si può spiegare. Quindi io ce li avevo tutti sopra e pensavo, ma io adesso come faccio a dirgli che non lo faccio lo spettacolo, questi qua? Come faccio a rendere i soldi a tutti? Mi stavo già organizzando, allora devo andare al box office, poi rendo, li metto, allora, in fila, però metti che qualcuno è impegnato, non può venire a riprendere i soldi. E nel mentre è partita la canzone che era, per me era il via, quindi dovevo entrare. Niente, sono entrato lì e sono entrato in questa bolla, improvvisamente ho fatto 2 ore e mezzo di spettacolo, tutto d'un fiato e non mi ricordo nulla di questo spettacolo. Questo è il palcoscenico, forse. Come il calcio sui maccheroni mi ha cambiato la vita, letteralmente. Nel senso, per me, ho conosciuto Massimiliano Medda una sera, non mi ricordo come in realtà, però mi chiesero di fare uno spettacolo, di fare l'apertura di uno spettacolo di Sergio Sgrilli e presentava la serata Massimiliano Medda. Mi fece questo spettacolo all'Anfiteatro di Carbonia, strapieno di gente, era bellissimo, e feci un pezzo di Salvatore Pilloni, dovevo ancora prendere forma Salvatore Pilloni. E mi ricordo che il pubblico iniziò a ridere tantissimo e Massimiliano, e alla fine firmai il mio primo autografo lì. Però lo firmai come Massimiliano Medda e lui firmò Jacopo Cullini. E mi ricordo questa cosa qua, non so se lui se la ricorda. E da lì Massimiliano mi chiese di fare, mi disse: guarda, a noi piacerebbe averti ospite una puntata di Come il calcio sui maccheroni. Andai lì, feci Salvatore Pilloni, andò benissimo e mi disse: vabbè, magari 3 puntate, dai, fai 3 puntate. Ok, e poi mi disse: guarda, se ti va, per noi insomma va benissimo, se resti con noi ci fa solo piacere. E poi arrivò signor Tonino che insomma fece quello che è alla fine un tormentone che mi tormenta con piacere tutt'oggi. Il signor Tonino è appunto il padre di Roberto, che è un mio amico, che tra l'altro non sento da un sacco di tempo, quindi faccio un appello: Roberto, fatti sentire, non so che fine hai fatto. Lui eravamo alle scuole superiori, sempre tutto un po', devo dire, alle scuole superiori è stato un periodo importante, nel senso ho creato tante cose. E il padre, tutti mi dicevano, mi ricordo che avevo l'influenza. E stava iniziando a partire questo tormentone tra i miei amici che dicevano: no, ma hai sentito il padre di Roberto come parla? Ho detto: ma è il signor Tonino? Sì, però non ci ho mai fatto caso. Boh, prova a chiamarlo. L'ho chiamato al telefono. Cioè, pronto, sono Jacopo, c'è Roberto? Aspetta un secondo. Ah, Roberto! Vieni che ci Jacopo al telefono!
È vero, dice, oh Roberto, in continuazione. Quindi insomma da lì abbiamo iniziato a prenderlo in giro ovviamente, poi è nato questo personaggio, anche questo caricaturato, perché ovviamente devi far ridere, faceva sorridere già di suo, però dandogli una camminata, una postura, un abbigliamento, insomma andava costruito il personaggio. E mi ricordo che avevo fatto un concorso per cabarettisti emergenti, arrivai in finale e Roberto mi portò Signor Tonino. Gli ho detto, ma sei scemo, mi hai portato tuo padre qua, c'è la finale, devo fare l'imitazione. No, vai tranquillo, anzi ti vuole salutare. No, come ti vuole salutare? Vabbè, ok. Insomma arriva il Signor Tonino e mi fa, ascolta, ma mi hanno detto che mi devi prendere in giro. E gli ho detto, no, Signor Tonino, non è che la devo prendere in giro, devo solo imitare un po' la voce, ecco così. Ma perché cosa c'è la mia voce che non fa? Ma lì è partito il tutto, ho vinto questo concorso per cabarettisti emergenti e devo dire che tutta la famiglia di Roberto era molto contenta, a parte Signor Tonino ovviamente, però credo che abbia superato quel primo impatto, adesso sta bene, anzi lo saluto. Shanghai anche te. Da. Ehi, già poco bene. Da. Madonna. Cioè c'avevi i fegatini di pollo, c'ho 8 centesimi, cosa c'è? Non ricordo nulla, è legato all'esperienza dello spettacolo dell'anfiteatro. Appunto non ricordo nulla, perché veramente non ricordo nulla di quello spettacolo lì, di Sé in me. E quindi ho pensato, posso fare uno spettacolo dove racconto di aver perso la memoria. E quindi come scusa, insomma, trovo un amico che mi deve aiutare a ritrovare la memoria e nel mentre, insomma, ci faccio comunque girare i personaggi che esistono realmente, come se non fossi io. E tra l'altro Gabriele Cossu, che è il mio grandissimo amico e che era sul palco con me, lui aveva un'ansia terribile, perché per metà praticamente dello spettacolo gli ho detto, no vai tranquillo, ci penso io, cioè non proviamolo. E lui, come lo proviamo? Però ho detto, no, io me lo sento, vai facciamolo, io mi sento di farlo. E devo dire che il 50% più interessante di tutto lo spettacolo è quello improvvisato. Io ho iniziato a studiare recitazione quando avevo 16 anni, praticamente con quasi tutte le compagnie di Cagliari. Ho una formazione teatrale classica, però a 18 anni ho iniziato a fare anche l'animatore turistico e quindi c'era ovviamente, è venuta fuori questa vena comica perché stavo tutti i giorni sul palco. D'estate facevo l'animatore turistico e d'inverno studiavo recitazione. Poi è capitato tutto per caso questa trasmissione qua, dove mi è cambiata la vita in 3 settimane. Alla fine io andavo nei locali, mi ricordo, senza pensarci, ingenuamente sono andato in un locale dopo la terza puntata e mi ricordo la gente che si guardava, si dava le gomitatine, sentivo, ah c'è il ghiaccio di Videolina, là c'è il ghiaccio di Videolina, e ho detto, oddio, sanno che esisto questi qua, cioè cosa sta succedendo? Quindi ho continuato, mi è piaciuto ovviamente perché mi diverto io prima di tutto, però la paura di rimanere incastrato in quei personaggi lì era tanta. Ero anche convinto in realtà, se venivo da uno spettacolo con 5.000 spettatori dicevo, secondo me so recitare, secondo me sono bravo, però facevo comunque fatica a ritenermi un attore. Quindi insomma ho deciso di andare a Roma a studiare, rimettermi a studiare e devo dire che è stata una scuola molto importante per me. Ho incontrato delle persone importantissime, degli attori che lavoravano in maniera professionale, degli attori che adesso appunto sono famosi in Italia e quindi mi trovavo a lavorare con persone molto più brave di me. Al di là del lago è stata la prima fiction che ho fatto per Canale 5 ed era un film TV in realtà. E poi sono passati forse 2 anni o 1 anno e mezzo. In quel periodo lì appunto è stato un periodo molto difficile perché vivevo a Roma in una stanzetta
minuscola, con i muri scrostati, una tristezza solo a pensarci adesso, però appunto era come tutto, molto naturale, molto normale. Dicevo, io ho sbagliato tutto, non ci faccio niente qua, non sta succedendo niente, ho fatto sì una fiction, ma poi non è successo niente, perché poi succede che fai una fiction, magari piaci e ti dicono vedrai che dopo questo spacchi e non succede niente. Allora dici, no, forse ho sbagliato, devo aver sbagliato qualcosa, forse sarei dovuto rimanere a Cagliari, sarei dovuto rimanere in Sardegna a godermi quello che avevo, invece ho voluto provare a fare qualcosa che in realtà non fa per me, devo fare altro. E ci soffrivo tanto di questa cosa qui, perché avevo studiato per 2 anni, ero convinto, mi sentivo pronto, eppure non succedeva niente. Ed è stato il periodo in cui avevo fatto i biglietti per New York. Pochi giorni prima di partire per New York mi chiamarono per dirmi guarda che ci sarebbe un ruolo per te in una fiction, si chiamerà Angeli e Diamanti, giriamo 3 mesi a Puerto Rico. E io, sì, ma non vuoi sapere il ruolo? Non mi interessa. 3 mesi a Puerto Rico, sì, andiamo 3 mesi a Puerto Rico, lavoriamo, facciamo questa cosa qui, vengo assolutamente. E da lì insomma è rinato qualcosa, forse nel momento giusto, nel momento in cui pensi di essere arrivato, cioè di aver toccato il fondo, è arrivato qualcosa di inaspettato e che evidentemente era lì che in realtà aspettava solo me. Buio è proprio quello che stavo vivendo in quel periodo lì, era il buio. E ho deciso di scriverlo, di esorcizzare un po' questo buio interiore che stavo vivendo. Io lo definisco un post-it video per i momenti di difficoltà, cioè quando appunto vedi tutto grigio, e infatti l'ho fatto anche, tutte le comparse erano vestite di nero all'inizio del film, all'inizio del cortometraggio, poi dopo pian pianino durante il viaggio iniziano ad arrivare di nuovo i colori e questo succede quando smetti di farti troppe domande. Io me ne facevo troppe di domande, realmente troppe. Mentre poi quando vivi e basta, ti lasci andare, ti butti e appunto, come dice il cortometraggio, non ti fai domande, giochi finché non si fa buio. La prima volta che sono andato a New York era perché avevo bisogno di un'emozione forte, perché mi ero appena lasciato con la mia fidanzatina del tempo e quindi dicevo oddio, ho bisogno di fare qualcosa. Tra l'altro non viaggiavo più perché ho avuto un volo particolarmente turbolento e insomma, mi era venuta un'ansia, insomma, prendevo la Tirrenia, io ho finanziato la Tirrenia per anni quando vivevo a Roma. E ho detto ok, vado a New York, che è la cosa più assurda, sono 9 ore di volo. Sono andato a New York convinto anche di sapere l'inglese, in realtà non lo sapevo. Poi sono di mio molto timido, quindi prima di parlare ci ho messo un bel po', anche se sapevo cosa dire, però avevo un blocco, non riuscivo a parlare. E mi ricordo che appunto c'era questa cosa qua che ti dicevano hey, how are you? E dici, ah che figata, ti chiedono come stai qua? Allora, ma yes, I'm fine, thanks. E però nel mentre andavano via, capito? Dici, minchia, son lento. Son lento, devo rispondere veloce. Quindi andavo al supermercato, hey, how are you? I'm fine, thanks. Son lento, quindi dovevo accelerare questa cosa qui. Secondo me era così, in realtà è il loro modo di salutarsi. E un po' ho sofferto, cioè nel senso capisci che è tutto di passaggio. New York è una città che viaggia, ma se non ci sei dentro ti spazza fuori, c'è cioè una centrifuga, è come una lavatrice appunto, no? Cioè, se o ci sei dentro e giri insieme agli altri, oppure è difficilissimo entrarci, quindi devi accelerare. E devo dire che questa cosa qua mi ha aiutato tanto a sbloccarmi, a lasciarmi un po' andare. Abbiamo fatto un brunch a casa di, vabbè, insomma, un giornalista. Allora, siamo andati lì, erano tutti italiani. Ed era il brunch più assurdo della storia del cinema, secondo me, perché mi sono ritrovato lì insieme a Gianni Amelio, Giovanni Veronesi, c'era Piff, Enrico Brignano, Roberto Bolle, Matt Dillon, c'era di tutto. E io ricordo che stavo parlando con Piff e gli facevo i complimenti perché io sono un fan del Testimone, mi piace un sacco. E vedo che lui guarda verso la porta e fa, non ci credo, ma
lui. Ho detto, ma chi? Mi giro e c'era Giovanni Rana. Mi è entrato Giovanni Rana in questo brano, è una cosa assurda. E questa è New York un po', ti dà la possibilità di incontrare personaggi assurdi e allo stesso tempo che ti vedevi solo, capito, nei tortellini che ti hanno salvato per chissà quante cene e improvvisamente hai Giovanni Rana davanti, quindi insomma New York è anche questo, per me è molto importante, spero che lo sarà anche in futuro. Dopo 4 anni dove appunto non riuscivo nemmeno a dire, a rispondere in tempo secondo me alle persone, sono andato lì a presentare l'arbitro al Lincoln Center con un pubblico americano, io parlavo col pubblico in inglese, per me è stata una conquista enorme. Insomma, riuscire addirittura a presentare un film a New York è stato fantastico. Cioè vedermi sul grande schermo, al cinema, quello era veramente un sogno. E si è realizzato, ma me lo sono conquistato quel film, perché in realtà Paolo Zucca voleva farmi fare un ruolo di un componente della squadra, dell'Atletico Pavarile. Io però ho letto la sceneggiatura, l'ho letta più volte, ho visto il suo cortometraggio e ho detto Paolo, ho fatto una cosa che non faccio mai, ma perché non sono bravo, cioè, non sono mai stato bravo a vendermi, cioè non mi sono mai dato un giudizio troppo alto, quindi dico vabbè, no, ok, se mi vuole far fare quello, faccio quello. In questo caso qui, non so, un po' come quello che è successo anni prima all'anfiteatro, mi sentivo, sarebbe successo, gli ho detto Paolo, io sono Mazzuzzi, tu fammi il provino per Mazzuzzi, poi mi metti dove vuoi tu, perché io volevo far parte del progetto, e tu fammi il provino per Mazzuzzi, e poi decidi. Lui, no, Mazzuzzi l'abbiamo già dato, è un attore di prima fascia, come direbbero a Boris. E invece, vabbè, insomma, ha fatto il provino, è andato benissimo e quantomeno lui aveva un dubbio, diceva, cavolo, questo mi piace, però d'altra parte mi serve un attore che è appunto un nome, come si dice. E allora, niente, l'ho messo in difficoltà lì e poi mi ricordo che stavo guidando in Piazza del Carmine e mi chiamò il mio agente per dirmi ti hanno preso, abbiamo deciso, ti fanno fare Mazzuzzi nell'arbitro. E io sono esploso a piangere, ma un pianto, cioè non finivo più, ma piangevo, ridevo, poi piangevo di nuovo, poi ridevo, dicevo... Era strano, è stata un'emozione fortissima perché ho detto dai, perché sapevo che c'era qualcosa da fare, perché avevo studiato per fare un personaggio, avevo studiato, avevo tutti gli strumenti e non vedevo questa opportunità arrivare, quindi l'aspettavo per tanto tempo. E Mazzuzzi è un personaggio sul quale ho potuto lavorarci, ho potuto creare una camminata, una postura, un modo di parlare, un look. C'è tutto quello che avevo studiato, ho avuto la possibilità di metterlo in atto, quindi per quello è anche stato un sogno. E poi mi ha permesso di girare il mondo, l'ho presentato a Istanbul, a Londra, a New York, a Guadalajara in Messico, una roba assurda, un teatro da 6.000 posti, c'eravamo io e Paolo Zucca che presentavamo l'arbitro e a fine proiezione tutti Mazzuzzi, ma per me ho detto, cioè, ho vissuto un sogno realmente, sia mentre lo giravo che dopo poi portandolo in giro per il mondo e devo dire, vedere che le persone apprezzano quello che hai fatto, ma in giro per il mondo è fantastico, è strano, c'è qualcosa di più, non è una semplice recitazione, ti fa capire che alla fine ti fa sentire parte di una razza, cioè la razza umana, cioè riesci a comunicare con altre persone, semplicemente con l'ausilio dei sottotitoli, non lo so, forse mi faccio troppe seghe mentali, però è un'emozione molto forte, molto bello. Quindi non vedo l'ora e adesso stiamo preparando il nuovo film di Paolo Zucca, quindi spero che, insomma, che sia un altro successo così. La motivazione sicuramente c'era, e anche la determinazione, però erano spinte dalla passione, quindi non le vedo come... non lo so, determinazione per me è un qualcosa, mi immagino qualcuno che lotta, che fa spallate, in realtà io non ho mai fatto spallate, cioè io avevo semplicemente una passione estrema per questo mestiere e ho fatto di tutto, ma senza fatica,
Cioè io facevo, mi ricordo, i primi seminari di recitazione, per pagarmi i seminari di recitazione facevo il cannettista. Allora, il cannettista è quel ragazzino che porta la stadia al col geometra. La stadia è uno strumento di valutazione, no? Di rilevazione. Praticamente io salivo e scendevo le montagne con questa stadia per 12 ore, oppure stavo a fare da guardia al GPS per appunto 12 ore, una cosa del genere, e io mi pagavo così i corsi di recitazione, oppure appendevo le locandine delle varie compagnie teatrali, oppure il palcoscenico, il retropalco, ma non è che lo facevo tipo, dai Jacopo, ce la devi fare, pulisci che poi così ti paghi. No, pulivo il palcoscenico, pulivo il retropalco, era tutto molto naturale. Sì, sono dei sacrifici, ma non li ho mai sentiti come sacrifici. Mi sembrava una cosa dovuta, normale. Cioè, prima di salire sul palco lo devo spazzare, devo pulire i cessi prima di salirci sul palco. Devo avere rispetto di quelle assi di legno lì. Questo è. Beh, mi capita spesso che magari qualcuno mi scrive su Facebook per chiedermi dei consigli, cosa mi consigli di fare, cosa. Posso pure dargli consigli, però a me non mi ha mai consigliato niente nessuno, era una cosa che volevo fare e basta. Poi ho chiesto magari tipo, ma senti, ma quella scuola lì come ti sembra? E allora dico, ma non mi sento di consigliare niente a nessuno, ognuno ha il suo percorso. Ognuno deve fare quello per cui è nato, insomma. Quindi per me è così, cioè non mi sento di dire ok, allora vuoi diventare un attore? Allora devi fare questo, questo e quest'altro, poi devi andare a comprarti questo, questo e quest'altro, poi devi studiare 2 ore. No, ognuno ha il suo percorso. L'unica cosa è cercare di capire se realmente si fa questo perché si ha una passione o per la semplice voglia di apparire in qualche modo. Allora forse mi sento di sconsigliarlo a chi vuole solo apparire, perché ti fai male. Solo questo. Forse adesso ti fanno credere che sia tutto facile, metti 2 foto giuste su Instagram e diventi un personaggio, ma sotto c'è il niente, al primo ostacolo crolli. Quando hai invece le basi, quando hai le radici, quando sai da dove vieni, sai cosa c'è dietro, rispetti il lavoro di tutti, rispetti il lavoro dei macchinisti, del tecnico delle luci, rispetti tutti i ruoli che ci sono perché li hai fatti, perché li conosci, perché sai cosa fanno, sai il mazzo che c'è dietro ogni singolo ruolo. Mentre invece capita, anche a me è capitato di lavorare con delle persone che tipo magari avevano fatto il Grande Fratello oppure qualche altro reality e magari non avevano tanto rispetto, ecco. Non tutti, perché qualcuno ovviamente ha l'educazione, insomma, alla base di tutto, però qualcuno che pensava che tutto gli fosse dovuto, che quindi mancava di rispetto a ruoli che in realtà sono fondamentali sia nel cinema che nel teatro, e questo non ti fa andare molto lontano. Io ho avuto la possibilità, la fortuna, perché, ripeto, è tutto molto naturale. Prima guardavo Castellitto in televisione e poi me lo trovo a fianco e ci devo girare una scena. Da ragazzino guardavo Rocco Papaleo in Classe di Ferro e adesso Rocco è mio amico, ci sentiamo, ci ho girato insieme, è tutto molto. Da ragazzino sapevo a memoria le cassettine di Benito Urgo e Benito è un mio amico adesso. È assurdo, però è tutto molto naturale, è venuto tutto in maniera molto naturale e lavorare con persone così che fanno questo mestiere da tanto tempo ti insegna tanto. Il 2003 avevo una gamba ingessata, mi ricordo. Insieme a Stefania siamo andati a vedere uno spettacolo, un musical, era Grease. E io mi ricordo che a metà spettacolo mi guardavo intorno. Cioè, sì, era molto bello lo spettacolo, però mi piaceva un sacco quella gente lì, tutti insieme, quel rumore, quella tensione. Cioè, ho detto, ma lo sai che secondo me fra 2 anni io ci sono su quel palco lì. E mi ha detto, io scommetto che ci sarai. E dopo 2 anni esatti eravamo tutte e due su quel palco, fare sei in me. E in realtà ce ne siamo accorti dopo qualche mese. Ho detto, ma ti ricordi che 2 anni prima, cioè 2 anni fa, mi avevi detto quella cosa lì? Ho detto, wow,
bisogna stare attenti a quello che si dice in realtà, quindi, perché le cose possono succedere davvero. Ma non l'ho detto con determinazione, tipo io ce la devo fare, no, era qualcosa che sentivo, era una cosa che sentivo dentro, una consapevolezza, come in inglese si chiama flash forward, come vivere un flash di quello che succederà fra 2 anni. E poi è successo, tutto in maniera estremamente naturale, devo dire, quindi attenti a cosa dite. Mio nonno ormai ha 92, forse 93 anni, e ripete spesso le stesse cose, però questa frase è anche bella, anche se la si sente spesso, e la frase è: nella vita non devi aver paura, poi tagidimmisi se spacciao. Che vuol dire che anche se, insomma, se hai paura sei spacciato. E questo per me è fondamentale, perché la paura ti paralizza, mentre invece se provi a usarla a tuo favore, invece può diventare una spinta importante. Basta.